dovrei in teoria essere già in redazione a scrivere, quindi due o poi va. A proposito di quello che dicevi adesso, sono qua. Dove sei? C'è una frase celeberrima o meno, insomma, dipende, di Goebbels che dice: quando sento la parola cultura metto la mano alla tondina. Quindi se è stato quello che dicevi, però la domanda era: quanto pensi che sull'ultimo DDL, sulla linea dell'ultimo DDL, la legge Bavaglio, quanto pensi possa nuocere ancora di più a questo paese il fatto di non riuscire a guardarsi allo specchio o di avere un'immagine distorta di sé? Grazie. Sì. E l'altra? Allora, buongiorno. No, il mio intervento vorrebbe essere a proposito della rassegnazione e della reazione, nel senso che in linea con il fatto che l'estrema rassegnazione, che in qualche modo anche il giornalismo alimenta in noi, toglie energia alla reazione, c'è una recente ricerca che è stata fatta credo all'Università di Urbino o di Siena sui creativi culturali, che il, diciamo, la forza che in qualche modo ha portato in America Obama, che appunto ha cominciato con questo piccolo contributo di $10 dati dai piccoli elettori, poi insomma è andato avanti, una forza che è cresciuta. A quanto pare in Italia di creativi culturali, quindi di persone che vorrebbero fare qualcosa, di persone che sarebbero disposte anche a non aspettare che ci sia un grande movimento per fare nel proprio piccolo, ce n'è almeno il 25%, cioè probabilmente, ecco, non so quanto potremmo essere rappresentativi noi, perché penso che qui ce ne sarebbero di più, però l'idea di fondo è che di gente che è disposta a riempire la piscina con un secchiello, quindi partendo dal proprio piccolo quotidiano, ce n'è tanta. Quindi probabilmente sono d'accordo con l'osservazione di Fabiano, ma anche del professore di matematica di prima. Forse non sappiamo di esserci, cioè forse non sappiamo di essere così tanti a voler fare qualcosa per questo paese, forse non sappiamo di essere così tanti ad avere delle energie positive e voglia di investire anche nel nostro piccolo per portare qualcosa di buono. Ecco, secondo me il messaggio che passa anche da questa ricerca è che si può fare qualcosa, e vorrei insomma che fosse questo che venisse alimentato anche dal giornalismo, non solo dal report, che dopo aver fatto un servizio di inchiesta alla fine dà anche la prognosi. Grazie. Lo Stato, no, italiano, oggi sono gli estremisti. Io no, sono gli estremisti. Taglio il micro. Gli estremisti, i partiti estremisti, la Lega, buona parte, e i TV. Allora, ripeto. Lei non creda che oggi i problemi grossi che ha, grandi problemi che ha la politica italiana, sono gli estremisti, il partito di Lega e il partito di IDU. Riassumo per tutti. Io penso che tutti i partiti che sono democraticamente eletti abbiano il diritto di portare avanti le loro idee, soprattutto se quello che fanno e che dicono in campagna elettorale è poi la stessa cosa che fanno e che dicono nella loro attività politica. La Lega si presenta con la sua faccia bella o brutta, a me non piace, soprattutto l'ultima faccia. Preferivo la Lega delle origini, la Lega che ha contribuito alla rottura della Prima Repubblica, la Lega che ha sostenuto Mani Pulite e che parlava di legalità anche per i ricchi e non soltanto per i poveracci e per gli immigrati. Adesso è una Lega forcaiola con i deboli e ipergarantista per i ricchi, è una Lega xenofoba, è una Lega razzista, è una Lega che ha approvato leggi razziali in questi ultimi anni, e quindi non mi piace per niente, però la conosciamo, non è che si nasconda, quindi il problema è capire per quale motivo la gente si rifugia in quel vuoto, probabilmente perché c'è un vuoto che la Lega riempie male, ma che gli altri non riescono a riempire meglio con delle soluzioni meno rotte e meno truculente. Per quanto riguarda i TV, la stessa cosa, i TV al suo linguaggio, al linguaggio del suo leader che è Di Pietro, personalmente non vedo particolare estremismo
nella posizione di un partito che chiede semplicemente che la giustizia faccia il suo lavoro, che chi ruba vada in galera e che chi ruba non vada in politica e che non si scontino le pene in Parlamento, ma possibilmente in carcere, però voglio dire, anche questo può piacere o non piacere. Non credo che i problemi dell'Italia vengano né da Pietro né da Lega. Io credo che i problemi dell'Italia vengono dai due maggiori partiti, capitanati uno da Berlusconi e l'altro non si sa bene da chi, ma da Bersani, che da 15 anni fanno finta di combattersi, in realtà vanno d'amore e d'accordo, come ai tempi della bicamerale e anche dopo. Per quanto riguarda la domanda sulla legge Bavaglio, certamente sarà pericoloso quando il nostro paese non avrà più per guardarsi allo specchio, nemmeno lo specchio delle intercettazioni telefoniche, che non sono uno specchio generalizzato, sono lo specchio delle persone che poi parlano al telefono. Quindi anche lì tutti dicono, ma se ti intercettano al telefono qualcosa ti trovano, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Basta non commettere reati e ti possono intercettare per tutta la vita e non trovano nessun reato. Dici le parolacce, si sentiranno le parolacce. Fai dei reati, si sentirà che commetti dei reati. Dipende da quello che fai e da quello che dici. L'intercettazione è una macchina, quindi quello che vede e sente registra. Certamente sarebbe un rischio se l'Italia non vedesse più quello squarcio di non visto e di non detto che rivelano le intercettazioni. Credo che sia abbastanza impossibile che questi signori riescano a impedire che vengano fuori le intercettazioni. Da qualche parte troveremo il modo di farle sapere, a costo di andare in giro per le piazze e per i teatri a declamarle come una volta con la tradizione orale. Per quanto riguarda la domanda, l'intervento che faceva lei, credo di non aver dimenticato nessuna domanda, giusto? Diciamo intervento più che la domanda. Io sono molto d'accordo, non sapevo che questa parte di popolazione particolarmente attiva fosse stata definita creativi culturali, benissimo, è ottimo. Diciamo opinione pubblica, società civile, si possono usare vari... Società civile che agisce nella esatto, società che sono disposti all'azione, quindi sono pronti a fare se qualcuno gli dà qualcosa da fare. Ma io, ripeto, ho la fortuna di incontrare questi creativi culturali, anche se non sapevo che si chiamavano così, continuamente, perché facendo incontri vedo comunque gente che già trova l'energia di spostarsi per andarsi a martellare per un paio d'ore lo stomaco con dei temi certamente non particolarmente ameni. Vedo che quando le persone hanno occasione per fare, fanno. E sono tante. Quando si fanno le elezioni primarie la gente corre a scegliere i candidati, il che dimostra che non è vero niente, che alla gente della politica non gliene frega niente, altrimenti le primarie sarebbero deserte. Di solito quando si vota alle primarie vince sempre il candidato opposto a quello che ha scelto il partito. Vedi Puglia, è vero che lì era intervenuto D'Alema, quindi era ovvio che vinceva l'altro per riempire il vuoto con qualcosa di meglio, a differenza di quello che è accaduto nel 94. Vi saluto, grazie. Sulla corruzione come faceva nel 94, che si vedevano proprio a occhio nudo in televisione il puff di Poggiolini, erano i conti d'oro, le valigette, i soldi che andavano su e giù, paradisi fiscali, conti all'estero, le confessioni, si vedevano i processi in diretta, mica parlavano del processo di Cogne o di Perugia, parlavano dei processi alla classe dirigente, gente vedeva, collegava, capiva che se qualcuno rubava i derubati eravamo noi, e quando si vedeva un ladro per strada si tirava qualcosa, che era proprio il minimo che si poteva fare, perché c'era informazione. Oggi ci hanno raccontato che un po' di corruzione non fa mai male e che comunque tanto a noi non ci deve interessare, che il problema è lo scontro fra giustizia e politica. Io credo che lo scontro sia il problema siano i politici che rubano. Che cosa coglie noi giovani? C'è voglia di reagire oppure no? Non mi piace noi giovani, nel senso che fra i giovani ci sono delle grandissime teste di cazzo e delle bravissime persone che fanno incontri sulla legalità o che addirittura si impegnano
non so, con Grillo, con Salvatore Borsellino, col Popolo Viola, con Addio Pizzo, con Libera, con tantissime associazioni laiche o cattoliche che fanno battaglie sulla legalità e sulla libertà di informazione. Dipende, bisogna imparare a descrivere le Italie che ci sono, che sono tante, però non bisogna mai dimenticare che accanto a quella che si vede in televisione ce n'è anche almeno un'altra di Italia che appunto è molto più popolosa di quanto si immagini. Io ho la fortuna di incontrarla molto spesso e quindi per questo non sono completamente pessimista. Grazie, buon lavoro, ciao.